così come anche abbiamo deciso di lavorare insieme per quanto riguarda i nostri rapporti con il governo della Tunisia. Dobbiamo insistere affinché il governo collabori con noi nella vigilanza delle coste, nella vigilanza dei territori sulle coste, per far sì che non ci sia questa migrazione che si è effettuata fino ad ora. E a questo proposito il Presidente Sarkozy ha detto di condividere quella dissuasione psicologica che noi abbiamo messo in atto, riportando indietro dei migranti, cercando di far conoscere queste decisioni attraverso le televisioni, in modo che chi volesse, pensasse di venire a raggiungere il paradiso europeo si ponga la domanda: ma vale la pena che io spenda 1.500 dollari per il viaggio, affronti i rischi non piccoli di una traversata per poi ritrovarmi su un aereo che mi riporti indietro? Ecco, noi pensiamo che questa dissuasione psicologica sia molto importante.